Segretario, proceda con l'appello. Sono le ore 19 e 10 minuti. Sirico Angela, Falco Marcantonio, Paolella Maria, De Lucia Antonio, Emione Francesco, presente. Falco Maria, Palmiro Giovanna, Perrotto Antonio, Giuliano Francesco, Falco Domenico, Lionelli Giuseppe, Ponticelli Giuseppe, Gaetano, Ponticelli Giuseppe, Alibrico Giovan Battista, Belgaudio Raffaele, Falco Pietro, Angelino Antonio, Pinto Enzo, Grande Imma, Russo Giuseppe, Russo Orsella, Paticelli Luigi, Monfregola Antonietto, Ponticelli Gaetano, Mellone Giuseppe. Per cortesia un po' di silenzio. Allora, cominciamo col primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Interrogazione consiliare come d'articolo 49 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale su deliberazione di giunta numero 19 del 1-2-2021, protocollo numero 10841/2022 del 31-3-2022, primo firmatario il consigliere Giuseppe Russo. Prego, consigliere. Buonasera alla pubblica assise, al sindaco, al segretario presidente, consiglieri ed assessori, e mi rivolgo questa sera in particolar modo all'assessore all'urbanistica che ha da poco avuto incarico del settore, appunto, un settore nevralgico e importante per il nostro territorio, dal quale passa anche l'economia del nostro stesso territorio. E, come scritto sull'interrogazione, noi siamo qui a chiedere se sono state organizzate delle posizioni all'interno dell'ufficio tecnico per l'istruttore delle pratiche edilizie, in quanto sappiamo che sono stati comunque nominati 12, 13, 14 tecnici. Ecco. Quali sono le modalità di istruttoria delle pratiche edilizie, se vengono prima esaminati i permessi, le scie, le CILA, ecco. In che modo i tecnici possono prendere contatti con i tecnici istruttori, assegnatari delle pratiche edilizie, viste che non vi sono recapiti di questi ultimi né sul sito del Comune di Caivano né sul portale? Come in effetti, per esempio, approccio al Comune di Napoli, c'è un unico elenco dove ci sono i numeri di telefono e le mail di tutti i tecnici istruttori. Il momento in cui viene assegnata la pratica, uno può prendere direttamente contatti e quindi discuterla. E se è intenzione di questa maggioranza o dell'ufficio creare degli appositi vademecum per la presentazione delle pratiche legate ai bonus statali per, come detto, semplificare il compito ai cittadini, ai professionisti e alle imprese. Chi non appartiene alla materia saprà benissimo che ci sono delle pratiche che possono usufruire di bonus statali e quindi dei incentivi. È stato anche scritto sul programma dell'amministrazione, se non sbaglio, e volevamo sapere se c'era un vademecum per la presentazione di queste pratiche e poi se sono stati forniti ai tecnici istruttori tutti gli strumenti per l'espletamento del mandato conferitogli, fogli di calcolo degli oneri, copie dei regolamenti locali ed altro. Grazie. Passiamo la parola all'assessore Arcangelo Della Rocca per la risposta. Prova. Sì, buonasera a tutti, sindaco, consiglieri ed assessori. Innanzitutto ringrazio il consigliere Russo per la interrogazione fatta e preannunciata anche in maniera informale. Leggo un po' che poi vado un po' a braccio. Allora, con riferimento all'interrogazione consiliare del 22 marzo 22, relativa alla delibera di indirizzo 19 del 1 febbraio 2021, si riferisce che da parte del settore competente sono stati
adottati i seguenti atti. In ultimo, con la determina 1472 del 24/11, è stato approvato l'elenco degli ammessi, ovvero pari al numero di 14 tecnici, sicché sono stati sottoscritti i relativi contratti che disciplinano i rapporti fra l'ente e ciascun professionista. Essendovi stato numero 2 rinunciatari, attualmente i professionisti incaricati sono 12, che stanno regolarmente operando nello svolgimento dei compiti assegnati come espressamente disciplinati nella relativa convenzione stipulata come da schema preventivamente approvata con la determina suddetta. Ciò premesso, in relazione ai singoli quesiti si riferisce quanto segue. All'interno dell'ufficio i tecnici incaricati, all'interno dell'ufficio i tecnici incaricati hanno a disposizione varie postazioni che sono state loro indicate, dal momento che le stesse possono essere usufruite a rotazione, perché diversamente non sarebbe stato possibile, se non addirittura controproducente, assicurare la contemporanea presenza in ufficio di tutti i 12 tecnici. Invece, attraverso una presenza alternata e verificata da me nei vari giorni della settimana, non è stato difficile una postazione lavorativa a ciascun operatore, anche se in verità qualche tecnico porta il suo PC, noi forniamo solo la rete, però hanno le password, accedono e fanno tutto quello che devono fare. Punto 2, l'istruttoria delle pratiche avviene come per legge a seguito della relativa assegnazione da parte del responsabile del settore stesso a ciascun istruttore, il quale provvede a predisporre la richiesta di integrazione ed a istruire la pratica fino a chiusura della stessa, predisponendo, in caso di richiesta di permesso a costruire, il provvedimento finale di accoglimento o di diniego, in caso di scia o cila, una relazione conclusiva circa la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità e procedibilità. Quindi l'ordine è permesso a costruire, scia, cila, in base alla, diciamo, non dico importanza perché sono tutte importante, ma in base al lavoro che c'è da fare, quindi smazziamo prima le pratiche un po' più dure, diciamo, questa è la nostra linea. Sulle modalità, le pratiche presenti sul portale SUE, le stesse vengono assegnate al responsabile in via telematica, mentre l'assegnazione di quelle su supporto cartaceo, quali sono le pratiche di condono edilizio, il responsabile, a seguito della richiesta di definizione che viene inoltrata dal diretto interessato allegando relativa ricevuta diritti di istruttoria, è assegnata attraverso una disposizione di servizio, come espressamente previsto nel disciplinare stesso che abbiamo stipulato. 3. In ordine alla modalità di contatto. I tecnici esterni hanno fornito un'email che è presente sul SUE, sulla pagina dedicata, sulla home page contatti sono presenti tutte le email di contatto. Abbiamo ritardato questa modalità in quanto quando appena si sono insediati avevano una reticenza non a farle comunicare, perché comunque c'è un tema di privacy che diciamo abbiamo sviscerato con alcuni di questi tecnici, però è giusto che ci sia un contatto con questi tecnici, e c'è l'email presente già da 10-15 giorni e aggiungo sto usando una moral suasion affinché venga messo anche il numero di telefono, magari anche fisso, diciamo così. Poi, punto 4, per quanto concerne la richiesta di approntare eventuali vademecum per la presentazione di pratica legate ai bonus statali, si precisa che la modulistica standardizzata per le pratiche edilizie in conformità alla normativa statale e regionale è già presente sul portale SUE, sul quale è stato in ultimo inserito il modello CILAS, che era quello l'unico che mancava, approvata a livello nazionale proprio in funzione degli interventi oggetti di CILA e finalizzata la richiesta di bonus. Tuttavia però gli ulteriori adempimenti per l'ottenimento del bonus devono essere espletati dal richiedente
e dai professionisti incaricati in conformità alla modulistica nazionale. In ordine infine al punto 5, ai tecnici istruttori sono stati forniti gli atti e le indicazioni in ordine alla normativa e regolamentazione locale, fermo restando che è stata pubblicata anche sul portale. Inoltre abbiamo svolto due incontri con i suddetti tecnici, perché benché la normativa è standardizzata, c'è una linea di pensiero in ogni ente, e mettere insieme 12 tecnici con una professionalità medio-alta, cioè bisogno di tempo, però loro hanno un tutor all'interno del nostro sgangherato ufficio, hanno un tutor che è a loro disposizione per eventuali, diciamo, informazioni e, eccetera. Poi volevo informare il Consiglio Comunale che abbiamo fornito PC nuovi a tutti i dipendenti, che rabbrividisco all'idea, ne ho visti in funzione due un paio di mesi fa, che praticamente erano, dire arcaici è poco, per aprire un software occorrevano dai 5 ai 10 minuti. Ho testato io, e grazie anche al nostro funzionario Urso Manda, abbiamo fornito tutto l'ufficio di PC all'avanguardia, nuovi, diciamo, di ultima generazione. Pertanto non ho nulla da aggiungere. Approfitto per dire anche un'altra cosa al consigliere Russo, perché qualche mese fa abbiamo avuto un'interlocuzione quando era ancora consigliere comunale su eventuali concorsi di idee. Noi aspettiamo sempre, diciamo, contributi anche in commissione con il presidente Pippo Ponticelli, diciamo, siamo aperti a partire con questi concorsi di idee, ad approntare un regolamento, ma non so se c'è bisogno di un regolamento, si può fare con un bando pubblico, diciamo, andiamo avanti, noi siamo pronti e accogliamo tutti i contributi. Grazie. Ringraziamo l'assessore Della Rocca, diamo la parola al consigliere Giuseppe Russo. Prendo atto della risposta e posso ritenermi naturalmente soddisfatto, a meno di qualche puntuale precisazione. L'assessore Della Rocca ben diceva che, come è giusto che sia, vengono affrontate in ordine anche di importanza, quindi permessi costruire, sci e poi cila. Però ci sono delle pratiche che sono state presentate il 21 ottobre, il primo giorno in cui il suo è stato reso, ecco, funzionale e accessibile a tutti. Ci sono delle pratiche che non sono state mai assegnate, 20, mai assegnate, che molte di queste, ai sensi della 241, sono diventate anche legittime, tra virgolette, nel senso che è là, bisogna andare a guardare. Poi, per quanto riguarda il fatto del vademecum, bene diceva, perché naturalmente ogni tecnico avrà una sua personalità e un modo soggettivo di affrontare la professione, e appunto per questo io dicevo, se quando avete fatto i colloqui all'epoca come maggioranza avete già dato un input o avete scelto le persone che seguissero appunto quello che era il piacere, che sono stati consegnati tutti i modelli, sì, assolutamente, anche perché così hanno materiale per lavorare. E in ultimo dicevo che per quanto riguarda per la questione del bando di idee che possiamo tenere a base per la presentazione di progetti preliminari per accedere ai bandi, se deve essere fatto un bando pubblico, non so, può farlo il dirigente, lo faccia il dirigente su indirizzo, ecco, appunto della commissione, oppure se deve essere fatto regolamento, che lo faccia il regolamento prima commissione. Ok, grazie. Ringraziamo il consigliere Ponticelli. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Apporto. Approvazione. Chi chiede di intervenire? La parola al consigliere Falco Maria. Buonasera a tutti. Come Presidente della Terza Commissione Consiliare prendo la parola per ringraziare tutti i consiglieri che hanno partecipato ai lavori della Commissione per le modifiche che abbiamo effettuato ai due regolamenti. Il punto 2, regolamento non nocivo,
E mi anticipo anche sul terzo punto che riguarda sempre la mia commissione. Come stavo dicendo, uno di questi regolamenti è il regolamento del nonno civico. L'istituzione di questa figura sul territorio consiste nel consolidare un sistema di sicurezza urbano attraverso l'attivazione del servizio di sorveglianza davanti alle scuole, prevenire il formarsi di fenomeni anomali che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, soprattutto minori, garantire alle persone coinvolte la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità locale. Poi le modifiche apportate all'altro regolamento, quello per la disciplina della videosorveglianza, riguardano la possibilità di fare un partenariato tra pubblico e privato, con il coinvolgimento dei privati nell'installazione di videocamere per monitorare la sicurezza del territorio. Ringrazio ancora tutti per l'ottimo lavoro svolto. Grazie. Ringraziamo il consigliere Falcomaria. Qualcun altro chiede di intervenire? Allora, se nessun altro chiede intervenire, prego consigliere Mellone. Dell'interrogazione che avevamo presentato 5 giorni fa, anche se il regolamento dice almeno 10 giorni, però ne avevamo discusso anche già, ne abbiamo discusso già 2 volte in questo civico consesso. Però insomma non comprendo le motivazioni, l'ho mandato anche sulla PEC personale del Presidente del Consiglio, alla PEC del protocollo. Visto anche e considerato che l'interrogazione, insomma, alla fine ci sono stati 20 minuti circa, c'era tempo per discutere di una cosa seria che riguarda il nostro territorio. Può spiegarci le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno inserirla in questo Consiglio Comunale, ma bensì discuterne magari tra altri 40-50 giorni? Grazie. Allora, consigliere Mellone, voglio fare una precisazione, insomma, giusto per regolare il Consiglio Comunale. L'intervento l'ha fatto, ma non è un fatto personale. Precisato questo, passiamo avanti e insomma voglio rispondere comunque a quello che mi ha chiesto. Sia sulla mia PEC che per il protocollo ho fatto verificare più volte e ho sollecitato anche lei praticamente a girarmi una copia. Non è pervenuta, oltre a un'interrogazione a risposta scritta che ho provveduto già a girare personalmente all'assessore della Rocca, no, né sulla mia PEC né per il protocollo non è pervenuta nessuna interrogazione. Ho sollecitato io stesso lei più volte a consegnarmi una copia con protocollo per recuperare praticamente questa interrogazione. Ci sarebbe stata tutta la volontà, nonostante il regolamento prevede che possa essere portato dopo, cioè l'interrogazione deve essere portata dopo 10 giorni in Consiglio Comunale, ma comunque la volontà c'era, perché effettivamente c'era una sola interrogazione, quindi per evitare insomma di trascinarla nel prossimo Consiglio Comunale, insomma la volontà da parte mia c'era tutta. Purtroppo ancora ad oggi agli atti io non ho nessuna sua interrogazione. Se insomma me la vuole consegnare, provvederò personalmente a verificare dove è finita. Diciamo che la volontà c'è stata, ma è mancata la sostanza, perché di fatto non è stata inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Io fornisco una copia dove c'è, tra l'altro inviata tramite PEC, dove c'è sia l'interrogazione sia in Consiglio Comunale sia l'interpellanza sulle case abusive presentata a risposta scritta. Allora guardi, abbiamo avuto qualche problema all'ufficio protocollo per problemi personali di un dipendente, però insomma io mi aspettavo questa nota già qualche giorno fa, consigliere. Ho provveduto io personalmente, l'ho chiamata personalmente e l'ho sollecitata a portarmi questa nota, ma non mi è mai arrivata, va bene? Comunque provvederò personalmente a recuperare questa nota e al prossimo consiglio la porteremo. Ce l'ha anche sulla sua PEC personale. Però io non l'ho avuta, le ripeto, la possiamo verificare insieme dopo il Consiglio Comunale, ma non è, sulla mia PEC non è arrivata nessuna interrogazione. Ho fornito in questo momento la ricevuta della PEC dell'inoltro. E per questo verificherò dopo successivamente, insomma, quanto lei mi ha detto. La ringrazio. Allora, stavo dicendo, se nessun altro chiede di intervenire, passiamo alla fase della votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, la proposta è approvata all'unanimità. Passiamo al punto numero 3, modifiche e integrazione al regolamento per la disciplina della videosorveglianza.
Nessuno chiede di intervenire, quindi passiamo alla fase della votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Sì, prego, la parola al sindaco. No, giusto per comunicazione sul problema della videosorveglianza, che è stato motivo ovviamente di grande dibattito sul non finanziamento del progetto che è stato presentato dal Comune di Caivano. Ma al di là delle polemiche, volevo comunicare al Consiglio che sono stato contattato dal prefetto di Napoli, che ci ha dato la possibilità di ripresentare, perché già l'avevamo presentato il progetto nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo, e quindi di riformularlo, riformulando, dando priorità ad alcune situazioni, e che dobbiamo presentare questa scheda entro il 5 maggio, quindi siamo attivati per poter sviluppare, e ci hanno assicurato anche dall'Agenzia della Coesione, che si interessa della valutazione del contratto istituzionale di sviluppo, la possibilità di finanziamento. Ovviamente io finché non ci arriverà non ci credo, ma questo si collega evidentemente anche in modo utile al regolamento che è stato testé approvato dal Consiglio Comunale. Era una comunicazione assolutamente dovuta. Ringraziamo il sindaco. Passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno. Prego, consigliere. Buonasera a tutti. Presidente, volevo solamente chiederle a tutta l'assise presente se possiamo invertire il punto 4 con il punto 5. Allora, mettiamo a votazione la richiesta del consigliere Ponticelli. Inversione del punto 4 al punto 5. No, no, è solamente perché su questo punto volevamo chiedere un minuto di sospensione, perché volevamo un poco coadiuvare il lavoro per sapere se c'è qualche presentazione di qualche emendamento o di qualche altra modifica in merito. Questo è tutto, perché parliamo di Tari, un tema toccante per la nostra città, un tema toccante per i nostri cittadini. Stanno arrivando le bollette ancora con la quinta rata dentro, che richiamano la quinta rata degli anni precedenti. Stranamente, se cortesemente potremmo chiedere l'inversione, solamente per avere più tempo per parlare di un argomento abbastanza più delicato rispetto agli altri, non meno importante. Mettiamo quindi a votazione la proposta del consigliere Ponticelli, l'inversione del punto 4 con il punto 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Quindi passiamo al punto 5. Prego, consigliere Melloni. È stato ancora votato? L'abbiamo già votato. Infatti, no, sì. Volevo dire una cosa, ci stanno le telecamere a via Appia. Sì. Insomma, nella parte dell'entroterra sono stati scaricati dei rifiuti all'interno della cappella di San Giorgio. Ho più volte sollecitato che però ad oggi, insomma, quei rifiuti sono ancora presenti. Lì esiste una telecamera, insomma, volevo capire un attimo dove la regia, insomma, dove sta, se stanno registrando, se si può verificare chi è che sta scaricando all'interno delle nostre terre. Non funziona niente più, cioè, se ci può delucidare su questa situazione. Per questa volta facciamo un'eccezione, la prego di insomma, stare più attenti la prossima volta. La parola al sindaco. Per dire che non lo so, sinceramente io non ho avuto nessuna informativa di questo genere, non so se l'hai anche intestata, chiamato telefonicamente. Noi abbiamo il control room alla Polizia Municipale, quindi faremo un accertamento attraverso l'assessore Antonelli per capire un attimo se ci sono immagini che possono essere utili per lo scopo. Assolutamente. Questo ci serve anche per valutare l'efficienza e l'efficacia delle videocamere che sono state installate. Grazie comunque. Ringraziamo il consigliere. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno. Approvazione regolamento DECO. La parola all'assessore Arcangelo Della Rocca.
Allora, questo regolamento, diciamo, è stato approvato in commissione, dove facevo anche parte io, diciamo, fino a gennaio, e ringrazio il presidente Mimmo Falco, diciamo, e a tutti i commissari per la elaborazione del regolamento stesso. Volevo fare un piccolo inciso sul di cosa tratta per quanto riguarda gli altri consiglieri comunali. Allora, le denominazioni comunali o denominazioni comunali d'origine sono delle delibere di un'amministrazione che registra un dato di fatto, un prodotto, un piatto, un sapere con i quali una comunità si identifica. Sono dunque un atto politico che fissa un valore, una carta d'identità che il sindaco, affiancato da un comitato tecnico scientifico che diciamo fa parte del regolamento, in cui c'è un agronomo, un professore universitario e varie altre figure che dovremmo andare ad individuare a breve, rilascia dopo aver censito un passato, un presente ed immaginato uno sviluppo futuro di vari prodotti. Le DECO nascono da una legge dell'8 giugno del 1990 che consente ai comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazioni delle attività agroalimentari che risultano presenti nelle diverse realtà. Tra le prime amministrazioni in regione Campania abbiamo vari comuni della provincia di Napoli e della provincia di Salerno, sempre in prima fila per la promozione dei propri prodotti. Questo serve anche ad affrancarci dalla cosiddetta terra dei fuochi, di cui noi siamo, diciamo, un epicentro, e dobbiamo provare ad uscire fuori, e questo può essere uno strumento utile che però va fatto funzionare, perché se facciamo il regolamento e poi muore là serve a ben poco. Ma bisogna incentivare tutte le imprese che lavorano nel settore affinché si iscrivano. Allora, la denominazione comunale è un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio, con una serie di benefici per le aziende, come già detto, per i cittadini e per l'intero territorio di riferimento. I vantaggi per i cittadini possono essere cosiddetti: un ritrovato prestigio e senso civico e sociale di appartenenza, uno strumento per riappropriarsi delle funzioni, tradizioni e costumi, un importante indotto per eventuali altri comparti produttivi. I vantaggi per i produttori possono essere aumento delle capacità produttive ed economiche, sviluppo di economie di scala e specializzazione, allargamento del mercato potenziale, incentivi e agevolazioni pubbliche e private, garanzie e certificazione dei prodotti e o produzioni, condizioni favorevoli di sopravvivenza. Infine, i vantaggi per il territorio: opportunità legate allo sviluppo ecosostenibile, conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale, una maggiore efficienza ed efficacia nel sistema di governance pubblica. Questi sono, diciamo, i leitmotiv, però a dire il vero questo è un regolamento molto sponsorizzato dal nostro sindaco, cui invito a dare qualche altro elemento, diciamo. Ringraziamo l'assessore Della Rocca. La parola al consigliere Gaetano Ponticelli. Sindaco, se vuole intervenire prima lei. No, ma diciamo, questo regolamento DECO, che è interessato in particolar modo a tutta la settima commissione, compresa anche con le forze di minoranza, perché la nostra sfida è quella là proprio di dimostrare a cittadini, soprattutto chiavanesi e tutte le terre locali attigue, che questa etichetta di terra dei fuochi deve scomparire dai prodotti locali. Questa denominazione comunale di origine è importantissima, caro sindaco, è nata sulla proposta del nostro sindaco, che noi l'abbiamo accolto volentieri, però noi vogliamo che si ferma qua, vogliamo che questi professionisti che appartengono a questa commissione iniziano il loro operato. Da quanti anni Caivano è stato definito per terra di fuoco? Queste marce che sono state fatte a danno dei cittadini, agricoltori e lavoratori che hanno avuto dei danni economici, che ancora ad oggi non riescono a riprendersi
e riportare le proprie posizioni di una volta nelle proprie famiglie. Sì, noi ci siamo a riqualificare il territorio. Queste proposte sono ben accette, caro Sindaco. Però vogliamo che il nostro territorio venga riqualificato nei fatti, non in semplice regolamenti e in semplice battute politiche. Volevo ringraziare il Presidente di aver sponsorizzato e dato la dignitosa comunicazione ai cittadini chiavanesi con i manifesti che il Consiglio Comunale stasera era fatto a pubblico. Neanche quelli ci sono stati. Dobbiamo aprire la nostra politica e il nostro operato e il nostro lavoro seriamente ai cittadini, perché anche chi ci vede e chi ci osserva non riescono a non dare solamente a darci colpe di quello che oggi è Chiavano. Oggi è Chiavano una città buia, oggi Chiavano è una città mortificata, non colpa di questa amministrazione, di tante altre storie, di una sterzata, di una grossa sterzata, Sindaco. Allora il gruppo di Forza Italia la invita veramente a fare una forte riflessione su un programma serio e concreto. Questi fondi che stanno per arrivare, arriveranno e che sono arrivati, dobbiamo passare dagli slogan ai fatti. Noi ci saremo e per il fianco. Grazie Sindaco. Volevo precisare che l'apertura pubblica è stata ampiamente pubblicizzata sul sito internet. Nel momento in cui abbiamo messo la comunicazione per il Consiglio Comunale c'era espressamente scritto che era limitato per un numero di 30 persone. Quindi insomma abbiamo dato ampia pubblicità, va bene così? Vabbè. Va benissimo. Quindi ringraziamo il consigliere Ponticelli, diamo la parola al sindaco. No, giusto per dire alcune cose, intanto grazie veramente al consiglio per questa attenzione specifica su un processo di valorizzazione che mi è molto caro, anche perché questo della Deco è stata una grande intuizione di uno dei più grandi giornalisti enogastronomi italiani, che è Luigi Veronelli, e sono particolarmente emozionato perché io sono stato vista per una televisione, per Odeon TV, proprio esattamente sulla Deco. Lui venne a fare uno dei famosi giri di conoscenza del territorio, è un profondo conoscitore, palmo palmo di tutta l'Italia, nel Casertano, e l'ho accompagnato in quel giro e ci fu questa intervista molto bella, di cui ovviamente vado fiero, ma soprattutto il ricordo di un personaggio strepitoso. A margine, così come curiosità personale, vi posso dire che avevo letto che lui normalmente beveva 4 litri di vino al giorno. Esattamente, mi sembrava un'esagerazione, ma l'ho verificato di persona, quindi personaggio veramente atipico e straordinario. No, la grande intuizione della Deco, della denominazione comunale che lui ha asserito, è perché nella versione, diciamo, italiana, qualunque piccolo territorio esprime dei prodotti non solo agricoli, non solo come dire enogastronomici, ma anche di valore artigianale, di pregio, e come dicono ovviamente alcuni grandi pensatori, il cibo è fattore di identità di ogni popolo. Ora noi su questo dobbiamo agire, il Consiglio Comunale e l'amministrazione deve accompagnare dei percorsi, ma è l'intera comunità che deve attivarsi. Deve attivarsi tutto un mondo commerciale di produttori che devono in qualche modo essere protagonisti di questo cambiamento, perché bisogna fare disciplinari, bisogna valorizzarli, bisogna fare delle sagre, perché anche quelle sono necessarie per far conoscere il prodotto, che peraltro è sempre stato conosciuto da tutto il mondo. Venivano a Caivano e vengono ancora a comprare la salsiccia di polmone piuttosto che la salsiccia caivanese, piuttosto che il pane, che purtroppo si è un po' disperso nel dimenticatoio. Eppure vi ricordo che Grazzanise e Brezza producono ogni sera 400 quintali di pane, quindi una vera e propria industria del pane di qualità. Quindi su queste cose si può rianimare il mondo della produzione, il mondo del commercio, il mondo di chi, fatto al mazzo vuoto,
perché ci sono queste cose di qualità sulle quali bisogna puntare e sulle quali bisogna in qualche modo accentuare. Vi dico l'ultima chicca, giusto per dire come se abbiamo anche perso alcune tradizioni locali che pure hanno rappresentato un punto di riferimento. Adesso si avvicina alla festa di Campiglione, era d'uopo a Caivano di fare la pizza di crema, che è scomparsa sostanzialmente, difficilmente si riesce a trovare, poche famiglie ancora riescono a farlo. Allora recuperare questo vecchio tradizionale dolce della festa di Campiglione che si faceva in quella festa, beh, io credo che possa essere un tassello, no, ovviamente non risolutivo di tutti i problemi che abbiamo, ma un tassello che possa riportare in auge la memoria, perché la memoria nel cibo è una delle cose fondamentali per riprendere quel senso di appartenenza e quell'identità. Ringraziamo il sindaco, se nessun altro chiede di intervenire passiamo al punto numero 4. Ah, no, alla votazione. Sì, scusatemi, sì, proviamo, passiamo alla fase della votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Passiamo quindi all'approvazione al punto 4, approvazione e modifica al regolamento. Ha fatto una richiesta di sospensione? Vabbè. L'ha fatto prima? Vabbè. Allora lei propone di sospendere una pausa di 5 minuti. Mettiamo a votazione la proposta del consigliere Ponticelli. Favorevoli, contrari, astenuti, approvato all'unanimità.
Segretario, proceda con l'appello. Sirico Angela, Marco Marco Antonio, Paolella Maria, De Lucia Antonio, Emione Francesco, Falco Maria, Palmiero Giovanna, Perrotta Antonio, Giuliano Francesco, Falco Domenico, Ionelli Gaetano, Ponticelli Giuseppe, Alibrigo Giovan Battista, Delgado Raffaele, Falco Pietro, Angelino Antonio, Pinto Enzo, Grande Imma, Russo Giuseppe, Russo Ossella, Paticelli Luigi, Monfregola Antonietti, Ponticelli Gaetano, Mellone Giuseppe. Con 19 presenti più il sindaco 20, la seduta è valida e aperta. Sono le ore 20:07. Passiamo quindi al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno. Approvazione e modifica al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti. Tari, anno 2022. Prego, consigliere Ponticelli. Giusto un inciso, i presenti sono 21 più 22. Va benissimo. La parola al consigliere Ponticelli, prego. No, noi abbiamo chiesto la pausa perché, come al solito, leggere questi documenti e prenderne atto dai siti e non nelle giuste e dovute commissioni abbiamo un po' di difficoltà, però è una modifica che sono poco interessati, qualcuno penso che... La questione è semplice, Presidente. Noi abbiamo difficoltà a rimanere nell'aula del Consiglio Comunale perché, come al solito, i dirigenti non presenziano l'aula. Non può essere che una domanda di sorveglianza fatta nel modo tecnico risponde sempre il solito sindaco. Sindaco, con tutto il rispetto, ma noi la presenza dei dirigenti, dei funzionari, la stiamo chiedendo dal primo Consiglio Comunale. Questa è una modifica fatta al regolamento, è fatta una modifica abbastanza addentrata che stravolge anche un poco, diciamo, la dinamica della fattivamente la dinamica della richiesta della Tari. Però noi abbiamo la solita difficoltà che i funzionari non li vediamo e questo ci crea delle grosse e serie mancate opportunità di riportare le nostre proposte e semmai di chiedere anche noi un emendamento che possa portare una modifica anche da parte nostra. Purtroppo noi non facciamo parte delle giunte, non abbiamo questo potere di deliberare e deliberato per dare meno importanza al Consiglio Comunale. Quello che vi chiediamo semmai di far passare gli atti in Consiglio Comunale con la presenza dei dovuti dirigenti, funzionari, responsabili di settore, che più ne ha più ne metta. Ma è fatto strano che si parla della Tari e il funzionario non c'è, si parla di una modifica di regolamento e il funzionario non c'è, parliamo di regolamenti approvati stasera, 4 regolamenti per l'amor di Dio sacrosanti che andavano fatti, però purtroppo non ci sono i funzionari, quindi un consigliere comunale come fa a portare delle modifiche o delle proposte inerenti alla materia o alla discussione? Presidente, abbiamo e notiamo che noi non abbiamo le dovute opportunità politiche. Noi purtroppo dobbiamo pagliare la convocazione del Consiglio Comunale e possiamo dire la nostra piccola parte, che non vada a modificare l'esito del risultato. Purtroppo le 13 manine là sono in automatico. Quello che vogliamo dire, ribadire, che vogliamo la presenza dei funzionari. Prima di passare la parola all'assessore voglio fare giusto un inciso. I funzionari vengono invitati a ogni consiglio comunale, noi mandiamo la convocazione oltre in indirizzo ai consiglieri comunali, la inviamo anche ai dirigenti di settore tra cui il comando vigili e tutti i funzionari del comune di Caivano.
purtroppo non possiamo obbligarle a venire, consigliere Ponticelli. Poi voglio fare un'altra precisazione. Questo punto è passato anche in commissione. Mi sembra che sia stata fatta una commissione martedì o mercoledì, tra cui. Purtroppo non lo possiamo obbligare, consigliere. Io capisco, sono d'accordo con voi, mi unisco a voi, però purtroppo non, oltre a invitarli non possiamo. Prego. Mi perdoni, presidente, non è una questione, diciamo, che con lei, perché penso che lei avrà più difficoltà rispetto alle nostre, però agli inviti non si risponde con l'assenza e basta, va motivata. Un funzionario responsabile che opera per la nostra amministrazione deve partecipare a 360 gradi. Non può essere che oggi noi abbiamo assessori che facciano anche da responsabili. Perché se lei ha invitato, sempre di consuetudine, dal primo consiglio comunale a stasera i funzionari responsabili, senza avere mai una loro giustificazione o una motivazione della loro assenza, e allora vuol dire che non ci prendono proprio neanche in considerazione. Allora la vera politica caivanese è fatta dai funzionari, è quella che noi diciamo dal primo consiglio comunale. Mo, mi dispiace, diciamo, fare questo intervento su questo punto, diciamo che anche, però è su tutti i consigli comunali e su tutte le questioni inerenti alla nostra città. Ringraziamo il consigliere Ponticelli, diamo la parola all'assessore Pasquale Mennillo. Allora, sul regolamento in questione, innanzitutto qua non si discute della Tari, no? Si discute del regolamento Tari, dove il punto che oggetto dell'emendamento, della modifica, è il punto 4. Allora, il punto 4, già nella seduta dell'ultimo Consiglio Comunale, e chi era presente penso l'abbia ascoltato, perché penso noi siamo distratti, poi ci sono i verbali, e se sto dicendo cose non vere, leggiamo dai verbali. In risposta all'interpellanza del consigliere Perrotta, io annunciai la proposta di modifica. No? Il punto 4 dove dice praticamente il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato il numero 4 avente cadenza mensile, le scadenze saranno stabilite con delibera di giunta municipale. No? Poi voglio dire una cosa, allora quando parlo io, nel senso non io come Pasquale Mennillo e che mi voglia adesso di usare l'io, no? Mi piace il noi, essere gruppo, ma parlo nel senso in prima persona, senza suggeritori e soprattutto senza padroni né padrini. È chiaro? Non ho né padroni e né padrini e né suggeritori. Lo dico chiaramente, né padroni né padrini né suggeritori. E il regolamento del punto, quello che ho fatto modificato io, va nell'interesse dei cittadini. Nel senso che un intervento, dopo ne parliamo, lo facciamo illustrare per bene al consigliere Perrotta, non è che l'intervento del consigliere Perrotta era illegale o illegittimo, è legittimissimo. Il consigliere Perrotta, lo deve sapere, ha fatto un emendamento che è migliore di quello che ho scritto io, sotto il profilo della legittimità. È meglio che lo sappiamo, io sono una persona onesta e dico le verità, non faccio politica tanto per. Quello che ha detto il consigliere Perrotta è più giusto di quello che ho fatto io, e ve lo dico in maniera chiara. Però quello che sta qua non è illegittimo, va nel senso di favorire i cittadini. Io, visto che qua tutti ci tengono per i cittadini, io ho voluto dare la possibilità attraverso questo emendamento, no? Attraverso questa modifica, di non stabilire delle rigide rate a settembre, ottobre, dicembre, ma dare la facoltà alla Giunta, che è più agile, più veloce e più semplificata e più facile da riunire, per fare rate che potevano andare anche oltre l'anno di riferimento. Il consigliere Perrotta, tu devi andare entro il 31 dicembre, devi chiudere. Quello che dice il consigliere Perrotta, vi credete che è illegittimo, è insensato, è pretestuoso? No. Va nel senso di migliorare e di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Quello che ho proposto io è di essere più favorevole
alle esigenze dei cittadini. Ma visto che si vuole speculare da parte della minoranza, stasera, per quanto mi riguarda, come assessore, ritiro questa modifica, rimane il regolamento così come è in vigore e quindi nel senso che di quello che dicevi, non c'è bisogno del tuo emendamento più, Antonio, perché le rate le manderemo non a settembre, ottobre, novembre, dicembre, le manderemo, adesso finiscono quelle là di giugno, le manderemo a luglio, agosto e settembre e ottobre, le manderemo subito dopo queste qualità, visto che si vuole speculare, no? E siccome la mia intenzione è andare nel senso di favorire e di andare incontro alle esigenze dei cittadini, tanto è vero che il consigliere Antonio Angelino intervenne in quella commissione, è vero o no, consigliere Perrò? E disse: noi possiamo arrivare anche al consuntivo. Io stamattina, da persona che mi metto sempre in discussione, ho chiesto al presidente delle visure, al collegio, che erano riuniti, no? Per dare il parere sulla delibera del riaccettamento dei residui. Allora a questo punto il presidente, sapete che cosa ha detto? Ha detto: è valida l'attuale formulazione, come è valida pure questa formulazione, che con questa formulazione tu però cerca di non andare, senza che lo scrivi, non puoi andare oltre la data di approvazione del consuntivo dell'anno successivo, che è il 30 aprile. Lo diceva molto bene, mi dispiace che non c'è stasera in commissione il consigliere Angelino, nella famosa commissione. Il passaggio in commissione c'è stato. Poi, caro consigliere Ponticelli, io non ho padroni né padrine né suggeritori. È chiaro? Né scrivani. Non mi servono né scribi né farisei né padroni né padrini, perché non mi servono. Perché quando qualcosa non lo so, apro i libri e studio, come ho sempre fatto. Sempre con voti eccellenti a scuola, quindi non c'è bisogno di andare né da padroni né da padrini né da azzeccagarbugli né da suggeritori né da scrivani. Allora lo dico in maniera chiara: il senso della mia modifica andava nel senso di favorire i cittadini caivaresi. Ora decide il consiglio che cosa vuole fare, non è un mio potere, io faccio l'assessore, mi sono sentito di fare qualcosa, va bene, quello che ci sta va bene lo stesso, va bene tutti i sensi, va bene questo, va bene l'attuale regolamento, va bene questo con l'emendamento del consigliere Perrotto, va bene tutto. Adesso è il consiglio che deve decidere che cosa vuole fare, non è una mia competenza. Il 6 di aprile è stato affisso all'abbomatorio, è stato messo sul sito internet. Sono venuti cittadini e tra cui è venuto l'ingegnere Iuri Berdicati, che l'ho incontrato personalmente. Si sono venuti a prendere il regolamento per vedere le modifiche, perché anche i cittadini sono venuti a verificare. Noi invece che siamo consiglieri comunali, addetti ai lavori, non abbiamo avuto tempo. Veniamo in consiglio comunale, facciamo la discussione se il funzionario è venuto o non è venuto. Allora io dico: ringrazio il consiglio, ringrazio. Io ho tentato di fare uno sforzo. Lo sforzo non si può fare, per me può rimanere tutto come sta. Tanto non è in vista la mia vita. Io la rata del 2021, no? Già l'ho pagata. La data del 2021, da cittadino onesto, che rispetta le regole e paga le tasse. Quello del 2022, appena me la danno, me la mandano, la pago ugualmente, non faccio nemmeno le rate, l'ho pagata in un'unica soluzione. Allora, questo era il mio intento, di avere uno strumento più snello, più agile, che andava nel senso di dare una mano ai nostri concittadini, i cittadini al primo posto. Non lo si vuole fare, non c'è problema, rimane tutto come sta. A me non mi tolgono e non mi mettono. Tanto io le rate non le faccio, faccio una sola, personalmente pago una sola rata. Questo è, altro da dire, non lo aggiungo. Quindi non si vuole votare, non ci sta problema. Qua mi sembra che era diventata una questione tra me e il consigliere Perrotti. Non ci sono questioni tra me e il consigliere Perrotti. La mia era una proposta, ne ha dato il senso. Il consigliere Perrotti, correttamente in commissione, ha detto: guarda, io quando uno parla, se ne mettete l'ascolto. La formulazione che propongo io di fare tutto in dettaglio di sé, va nel senso di un migliore equilibrio di bilancio. Il presidente dei revisori, verbalmente, mi ha detto: quello che ha detto il consigliere, vabbè, tu hai voluto fare qualcosa di dare la possibilità
di allungare le rate anche oltre il 31 dicembre, però non deve andare oltre il 30 aprile. Qualcosa che già disse bene in commissione il consigliere dottor Antonio Angelini. Noi vogliamo rimanere le cose come stanno, non ci stanno problemi. Stasera il consiglio decide, io ho detto la mia, ho fatto la mia proposta, tanto questo non va a incidere niente su nulla. Non si vuole fare, non è una questione che mi colpisce a me personalmente, è una questione che impatta sulla gente, sui nostri concittadini. Perciò decidete voi quello che volete fare, io sono rispettoso, io ho fatto il presidente di questo civico consesso, sono onorato, orgoglioso di aver fatto per 3 volte il presidente di questo civico consesso. Quindi chi più di me è rispettoso delle regole e del Consiglio Comunale, che è sovrano su questa materia? Questa è una materia del Consiglio Comunale. Io sono uno che si è permesso di proporre. Non lo si vuole fare, non è una sconfitta per me. La sconfitta qua non vince nessuno, non vince né Antonio né Pasquale. Qua se si sta qualcuno che deve vincere è Caivano, e la dobbiamo far vincere tutti insieme. Ringraziamo l'assessore Mennillo. Diamo la parola al consigliere Perrotta. Grazie Presidente, saluto a tutti e ai cittadini a casa. No, io diciamo che l'assessore Mennillo mi ha un po' anticipato su quello che era il mio pensiero, però comunque qualcosa io lo voglio sempre dire. L'altra volta ho dovuto diciamo, leggere quali sono i compiti dei consiglieri comunali e oggi aggiungo pure delle commissioni. Abbiamo approvato 3 regolamenti nel giro di manco mezz'ora, votati da tutti i consiglieri qui presenti. Questo per dire cosa? Cioè nel consiglio comunale ci sta dei consiglieri di maggioranza e ci stanno dei consiglieri di minoranza. Ma nelle commissioni queste differenze non le noto, perché quando le cose partono dalle commissioni, dai consiglieri comunali, dai problemi reali che vengono dai cittadini attraverso i contatti di ognuno di noi, dimostra e l'abbiamo dimostrato che poi le cose si fanno e vengono votate da tutti. L'assessore ricordava bene che l'altra volta ha anticipato che era in pubblicazione la modifica al regolamento Tari presso l'Albo e a disposizione presso l'ufficio tributi. È qua che io non mi trovo d'accordo, perché quel regolamento che lei ha anticipato che era in pubblicazione, non c'è stato nessun consigliere comunale facente parte della commissione, della seconda commissione, che aveva né visto né proposto né letto quella modifica. E io e tutti noi che siamo delle persone intelligenti penso che quando ci vengono spiegate delle cose, ok, nessuno di noi è così ciuccio da non cambiare idea. Io quando mi spiegano le cose, a dir la verità, io non l'ho capito questa modifica, non vedo nessun interesse dei cittadini affinché non venga fissata per regolamento o per norma comunale delle scadenze, perché io so che gli imprenditori, i cittadini, le famiglie fanno un loro budget, un bilancio annuale, e io voglio sapere ogni anno quando è che devo pagare una tassa, quando devo pagare l'IRPEF, quando devo pagare l'IMU. Io lo so e quindi mi conservo i soldi, me li metto da parte. Sto fatto di derogare da questa cosa, ok? Personalmente non l'ho condiviso, ma non l'ho condiviso per questi due ordini di pensieri. Il primo l'ho anticipato, perché i cittadini devono sapere quando scadono le carte. Poi non vi dimenticate che le tariffe Tari le approviamo in consiglio comunale. Quando approviamo le tariffe Tari, l'ho visto in diverse delibere del consiglio passate, e là si stabiliva lì in quel momento, pur in base alla tempistica dell'approvazione delle tariffe, si stabiliva se eventualmente si volevano modificare quelle scadenze, ed è lì perché non il consiglio comunale e lo deve fare la giunta. Addirittura abbiamo visto precedentemente che l'ha fatto addirittura il funzionario. Questa cosa, cioè, è una cosa che come si vuole togliere potere al consiglio comunale.
Poi è giusto, lei l'ha fatto presente, che ci sono dei principi contabili, no? Non si può, come abbiamo fatto quest'anno, ok, derogare dalla competenza finanziaria. Cioè significa, qua noi accertiamo nell'esercizio finanziario quello che viene approvato con determina in un certo momento, ok? Se non viene approvata dentro il 31 dicembre almeno una rata, almeno una rata, e questo lo dice il principio, contabile, il 3.7.1, che come diceva l'assessore, lo leggo perché poi non me ne ricordo a memoria: le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di cariche sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. Va da sé che se io la vado ad approvare oggi, ok, non posso più computarlo sull'esercizio del 2021, oppure se la faccio scadere posso fare una scadenza eventualmente a dicembre, a gennaio, a febbraio, a marzo, importante che viene prima del 30 aprile. Il problema è che io avevo chiesto in commissione, visto che pur non capendo la motivazione, avevo chiesto soltanto di far rispettare dei principi contabili, aggiungere questa cosa. Questo è quello che avevo chiesto. Poi siamo liberi di decidere, di votare la modifica, di rimanere le cose come stanno. Per me questo era il mio pensiero. Però lei mi deve consentire, al di là del problema tecnico, no? Di cui ho sviscerato molto bene, quindi lei l'ha detto anche in maniera molto bella, che si può andare anche oltre il 31 dicembre, si può arrivare alla scadenza del rendiconto che è il 30 aprile. Ma non è quello il problema, questo non è un problema, anche il problema della commissione, oppure di dire noi non conoscevamo. Scusate, io non conoscevo i cittadini. I cittadini sono venuti a chiedere qual era la modifica. Ci sono venuta a estrarre la copia. I cittadini di Caivano sono venuti all'ufficio, sono venuti a estrarre la copia di questa modifica. È venuto l'ingegnere verificato, se venite la prossima volta lo facciamo intervenire. E l'ho incontrato io per caso a prendere copia della modifica. Allora il cittadino che sta a casa sa i fatti ed è grave, gli sta invece, gli addetti ai lavori, i fatti non li sanno. Se noi glieli portiamo con il piatto davanti non se lo mangiano. Mentre il cittadino che sta a casa, conosce tutto, viene, si presenta e viene anche a chiedere. Allora, la questione non è di sottrarre un potere al Consiglio. E ho detto un'altra volta, io sono onorato, fiero e orgoglioso. Per tre volte ho ricevuto l'onore di presiedere questo Consiglio Comunale. Quindi pienamente rispettoso di regole e pienamente rispettoso del Consiglio. È una decisione che non è tecnica, è una decisione che attiene al Consiglio. Se il Consiglio non la vuole fare, non ci sta problema. Qua non è una questione personale, io non faccio le questioni personali. Io mi sono sentito di dare potere, non di sottrarre il potere al Consiglio, di far decidere la Giunta, che è un organo più semplice, più facile da riunire, nell'ottica di quello che si chiama semplificazione. A livello nazionale si parla tanto di semplificazione, ma mi sembra che Caivano ogni tanto diventi il paese delle complicazioni, in tutti i sensi. Io sento parlare a volte dell'ufficio tecnico, sento parlare di altri uffici. Questo è un paese dove, anche sulle semplificazioni vogliamo trovare le complicazioni. Non si vuole fare. L'attuale regolamento sta fatto benissimo, può rimanere anche così. Non ci sta problema. Andiamo avanti. Non è questo il problema, non è questo il tema di snellire, di agevolare, di facilitare. È normale che il cittadino ha un budget, ma qua i budget sono saltati. Allora come dobbiamo dire, usare i termini che usava mia mamma, cosaggi non credo riuno. I budget sono saltati i budget già da due anni, 2020 e 2021, anche 2022 con questa pandemia. Mo sono saltati di nuovo i budget familiari, con questa guerra, con queste bollette pazze dell'energia e del gas.
Allora, tante volte può darsi che un'amministrazione ha anche l'esigenza di cambiare alcuni termini della riscossione. Non è una questione, diciamo, di leggi. Le leggi le conosciamo bene, siamo d'accordo. Qua nessuno vuole violare le leggi, nessuno vuole fare squilibri di bilancio, nessuno vuole fare debiti fuori bilancio, nessuno vuole fare danni al bilancio comunale. Si tratta di dare uno strumento, di creare uno strumento più facile, più agile di decidere. Le ha detto bene, può decidere anche il Consiglio Comunale, decideremo il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, se ci sono esigenze. Quindi il regolamento per me va bene come sta. Quindi così eliminiamo tutte le speculazioni politiche da mezzo, perché qua in questo paese, guardate, lo dico, e lo dico ai cittadini, e spero che mi ascoltino, perciò questo paese non cresce. Perché in questo paese non c'è una legittimazione democratica reciproca di chi viene ad amministrare. Qua si fanno soltanto cose a dispettucci come i bambini dalla prima elementare in questo paese. Non per far crescere il paese. Il paese è di tutti. E non è che qua vince l'assessore o perde il consigliere o vince il consigliere o perde l'assessore. Dobbiamo vincere tutti. Deve vincere Caivano. Al di là di chi amministra. E io, no, e io per quando mi riguardo, come diceva lei, in commissione non ci sta maggioranza e minoranza, ma maggioranza e minoranza non ci deve stare nemmeno in Consiglio Comunale. Tutto dobbiamo concorrere a migliorare quelle che sono le proposte, i provvedimenti, e a fare sempre di più in maniera costruttiva, perché certamente il Paese aspetta molto da noi, da tutti noi, perché quelli che stanno a casa non distinguono chi è maggioranza e chi è minoranza. Dicono i politici, si mettono tutti nello stesso calderone. E questo mi sento di dire. Poi, massimo rispetto, il Consiglio decide di non fare, non ci sono problemi. Abbiamo tempo per discutere e per vedere cosa fare. Io mi sono sentito di fare questo. Certamente lungi da me dal volere espropriare il Consiglio Comunale da ruoli e compiti e da prerogative che ha. Grazie. Ringraziamo l'assessore Mennillo e diamo la parola al consigliere Gaetano Ponticelli. Gli interventi dell'assessore Mennillo non è perché per mancanza di rispetto verso gli altri, però li seguo con attenzione, perché è quello là che ci porta sempre un po' di esperienza all'interno di questa sala consiliare, e lo ringrazio veramente. Sì, noi abbiamo dei padrini e padroni, sono i cittadini chevanesi, che non sappiamo dare risposte perché questi atti non li conosciamo. Le apprendiamo dal sito, non vogliamo addentrare nel merito tecnico, perché c'è un merito tecnico. Nelle commissioni abbiamo chiesto sempre al funzionario, perché per fargli qualche domanda tecnica, anche per avere delle delucidazioni, che qua noi non siamo dei tecnici amministrativi, ma vogliamo semplicemente la possibilità di essere indottrinati per dare delle spiegazioni ai cittadini, perché non tutti sono come il grande ingegnere Iuri Belvigato. Abbiamo anche persone che chiedono spiegazioni, abbiamo anche persone che non hanno capito questa modifica. E quelle che prendo atto stasera, che neanche i consiglieri presenti hanno preso conoscenza della vera motivazione di questa modifica del regolamento. È per questo che io mi sento snobbato da parte di questa giunta, una presunzione alta, che io non mi vedo nella condizione di poter votare un atto che non ho vissuto politicamente. Un atto che incide sulle scelte di come applicare una tariffa. Io l'ho letta la modifica proposta dalla Giunta e potrebbe andare anche bene. Chi dice che è male? Chi dice che non è corretta? Ma certamente io stasera non sono nelle condizioni di poter fare una scelta per i miei padrini e padroni, che si chiamano caivanesi, sono i cittadini caivanesi. Grazie Presidente. Ringraziamo il consigliere Ponticelli. Qualcun altro chiede di intervenire? La parola al consigliere Perrot. Voglio solo precisare una cosa, che formalmente non c'è agli atti nessun emendamento, ne stiamo parlando, ma voglio dire. Prego, assessore. Perrotta correttamente ha presentato l'emendamento in commissione. Al Presidente non è arrivato formalmente nessun emendamento. In commissione ha presentato l'emendamento, è stato anche verbalizzato, c'è stato solo un disguido, perché ne ho parlato con la consigliere Maria Falco, che era verbalizzante, il protocollo
dove lei si è recata per trasmettere l'emendamento al funzionario e al revisore, c'è stato un problema che loro non l'hanno trasmesso. È chiaro? Però per correttezza bisogna dire che il consigliere Rotta in commissione ha presentato un emendamento e è stato anche correttamente verbalizzato. Assessore, non voglio precisare. No, voglio certo essere... non è colpa del consigliere Perrotta. Non, io non sto dicendo di chi è colpa, sto solo dicendo che formalmente non è stato presentato. E non è colpa nemmeno del funzionario che non l'ha ricevuto proprio. Perfetto. E nemmeno dei revisori. Quindi solo per puro caso, incontrando i revisori, ne abbiamo parlato perché io ho chiesto ai revisori che cosa ne pensassero. Voglio solo precisare che formalmente non c'è nessun emendamento e né tantomeno c'è un parere del funzionario. Quindi, detto questo, quindi senza parere del funzionario, seppure fosse presentato adesso, sarebbe inammissibile. Comunque, diamo la parola al consigliere Perrotta. Prego, consigliere. Stavo soltanto ribadendo che se c'è una volontà da parte dell'assessore di tirare il suo emendamento è una proposta di modifica al regolamento, quindi il mio emendamento che poi non è stato manco diciamo perfezionato è ritirato diciamo automaticamente, quindi non lo so, io non so cosa consigliarvi per quanto mi riguarda. Sì, prego consigliere Melluni. Solo per dire che questo civico consesso con la votazione del punto 4 vota o non vota la modifica dell'articolo 25,4. Praticamente se si vota favorevolmente si dà i poteri alla giunta di decidere quello che fino ad oggi ha sempre deciso il consiglio comunale. Se si vota contro praticamente rimane tutto come sta ed è quello che diceva il consigliere Perrotta. Sì, di stabilire le rate, esattamente, però oggi lo stabilisce il consiglio comunale. Votando questo consiglio comunale, da questa sera, se il consiglio comunale vota favorevolmente, non lo decidiamo più. Al che io personalmente sono favorevole con quello che diceva il consigliere Perrotta, e far sì che questa decisione rimanga sempre al civico consenso e non veniamo ancora una volta delegittimati dal nostro dovere decisionale. Grazie. Ringraziamo il consigliere Mellone. Qualcun altro chiede di intervenire? La parola al consigliere Luigi Patricelli. Buonasera a tutti. No, solo per condividere le parole appena dette dal collega Mellone, in quanto come civico consesso, non avendo avuto diciamo, l'effettiva opportunità di discutere di questa modifica nella commissione e oggi trovarci qui a depauperarci di una possibilità di scelta che può incidere su quelle che sono le dinamiche economiche dei cittadini caivanesi, penso che a questo punto anche noi siamo contrari alla modifica, anche se nel merito magari avrebbe potuto sortire un effetto, però c'è comunque la possibilità di farlo nelle sedi opportune dove è stato fatto fino adesso con gli stessi effetti, quindi perché poi andare a togliere una facoltà di questo Consiglio Comunale e darla alla Giunta. Grazie Presidente. Ringraziamo il consigliere Patricelli. Chi altro chiede di intervenire? Prego, consigliere Del Gaudio. Io vorrei capire, ma questa esigenza nasce dalla discussione che si sta facendo. Se ho capito bene, sulla vicenda il consigliere Perrotta ha presentato un emendamento in commissione consiliare. Questo emendamento è stato sottoposto all'organo tecnico che dà un parere di regolarità tecnica, che se no dovremmo dire se c'è questo emendamento allora il consiglio dovrebbe esprimersi sull'emendamento, approvarlo o non approvarlo, però credo che questo non sia l'iter procedurale previsto dalle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti locali. Perché se c'è una proposta
di emendamento, secondo me doveva essere istruita e quindi portata con un regolamento. O, essendo presente in Consiglio Comunale il funzionario responsabile di esprimersi con la regolarità tecnica, allora avremmo potuto risolvere qui stasera il tutto. Allora, rispetto a questo, sentite, io sono venuto per approvare, diciamo, capendo anche lo spirito della proposta che faceva l'assessore. Però, fermo restando questo, io credo che un iter corretto, questo provvedimento dovrà essere istruito con anche l'emendamento che ha fatto il consigliere Perrotta, per cui secondo me noi non dovremmo rinviare, secondo me dovremmo rinviare l'argomento affinché si possa esprimere sulla vicenda chi è deputato a farlo. Se no, se noi approviamo, secondo me non ci comportiamo correttamente nell'espressione del nostro voto, che sia un'espressione negativa o sia un'espressione positiva. Quindi io proporrei al Consiglio di andare in commissione, assessore, credo che forse la cosa più in commissione, per discutere dell'emendamento, per avere il parere di regolarità tecnica e quindi tornare in Consiglio Comunale. Anche se io devo dire che se è legittimo il fatto che le rate possono essere previste entro l'approvazione del conto consuntivo, quindi non viola niente, secondo me possiamo andare in questa direzione se c'è questa volontà. Però se c'è questo emendamento dall'altra parte, non c'è il funzionario per la regolarità tecnica, dovrebbe stare presente, secondo me, in consiglio anche un membro o il presidente del collegio dei revisori per dare il proprio parere sulla questione. Io credo che questo argomento debba essere rinviato. Grazie. Voglio fare solo una precisazione, consigliere Del Gaudio. Ha detto bene lei, qui non votiamo l'emendamento, votiamo solo di approvare o di rinviare. Perché non c'è un emendamento formale presentato in modo formale, non c'è un parere, quindi voglio dire. Ma c'è anche una delega, perché se riassumiamo il tutto, c'è il Consiglio Comunale, perché il problema è questo: noi non stiamo definendo niente stasera, nel senso che se c'è la volontà di delegare la giunta, quindi è un provvedimento di delega che il consiglio secondo me può fare, secondo me, però è il parere di Del Gaudio, cioè non sto sentendo l'idea. Quindi non dobbiamo soffermarci sul fatto ha ragione l'assessore o ha ragione il consigliere Perrotto, non stiamo in questi termini. I termini della questione sono, perché se è solo una delega, noi se deleghiamo alla Giunta, la Giunta, fermo restando il fatto che il Collegio di Revisore già sia pure verbalmente abbia detto che le rate possono essere differite anche prima dell'approvazione del rendiconto consuntivo. E quindi a un certo punto allora c'è in discussione di dare la delega alla Giunta oppure no, secondo me. Perché anche se la Giunta ha questa delega, si deve premonire poi del parere di regolarità tecnica che noi non possiamo assumere questa sera. Questo è quanto. Segretario, voi potete essere di maggiore ausilio su tutta questa situazione. Facciamo intervenire prima il segretario. Prego, consigliere assessore. Voglio ringraziare il consigliere Del Gaudio, perché il consigliere Del Gaudio, dall'alto della sua esperienza e decano del consiglio, ha colto quello che è il problema vero. Allora, sulla delega alla Giunta, che è la proposta agli atti, c'è il parere sia dei revisori e c'è il parere del funzionario. Cioè, sulla modifica proposta dal sottoscritto,
che dice il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza mensile, le scadenze saranno stabilite dalla delibera di giunta municipale. E questo, su questo nulla questo, c'è il parere del revisore e c'è il parere anche del funzionario. Però, come ben dice il consigliere Delgado, siccome correttamente un consigliere comunale in commissione, e io questo sono rispettoso del consigliere comunale del consiglio, ha presentato un emendamento, e quell'emendamento solo, certamente non per colpa del presidente Donino De Lucia che lavora tantissimo e bene, o della consigliere Maria Falco che lavora tantissimo e bene, che fa da segretaria, non è arrivato a destinazione dal funzionario e dai revisori, ma per un problema legato alla funzionalità del protocollo, che in alcuni giorni ha visto qualche dipendente con problemi di natura personale. Allora, qual è la cosa migliore? È quello che dice il consigliere Delgado, noi lo rinviamo, facciamo anche, prendiamo l'emendamento del consigliere Perrotta correttamente, lo facciamo esaminare dai revisori e lo facciamo esaminare dal funzionario, e nella prossima seduta il consigliere comunale, nella sua autonomia e legittimità, decide prima sull'emendamento. Se l'emendamento viene approvato, si approva la proposta come emendata; se viene respinto, si approva la proposta senza l'emendamento. Questo è tutto. Io sono d'accordo con il consigliere di rinviare per acquisire il parere sull'emendamento. Questo è stato così lineare e lucido il consigliere Delgado. Grazie. Ringraziamo l'assessore Mennillo. Il segretario vuole intervenire? Facciamo intervenire il segretario. Prego, segretario. Non posso che prendere atto di una cosa quasi ovvia, che è un emendamento che incide su un atto amministrativo deve essere assistito dal parere. Se il parere non c'è, l'emendamento, a meno che non sia un emendamento logicamente deducibile dalla proposta principale, in buona sostanza, se faccio una parentesi, l'emendamento del dottor Perrotta, chiedo scusa, era nel senso di vedere le rate alla giunta, dare il parere alla giunta? No. Comunque no, perché non ce l'ho davanti, non c'era, era, non delegava alla giunta questo, quindi che tipo di emendamento era? No, chiedo scusa, perché questo può essere importante. L'emendamento in cosa consisteva, questo emendamento? No, allora l'emendamento si vedeva, dopo queste parole, che dopo la politica, che le rate dovevano essere praticamente determinate, le rateggi dovevano essere immediate entro l'anno corrente di riferimento, il 31 dicembre dell'anno di riferimento. E così questa, aggiungeva questo. Però è giusto, segretario, non per colpa dei consiglieri, ma di chi doveva trasmettere del protocollo, non è arrivato oggi, perché abbiamo fatto già un'indagine. Vabbè, che sia formalmente necessario. Un parere sull'emendamento, su questo non ci piove. È altrettanto vero che, volendo massimizzare, visto e considerato che l'impianto base è tale e quale e c'è solo una specificazione, se ci fosse stata l'impellenza di deliberare, si poteva anche ipotizzare che, avendo dato il parere sulla proposta principale, poiché questa non era altro che una riduzione della discrezionalità, non andare oltre il dicembre del 2000, dell'anno di pertinenza, che il parere, nonostante non fosse stato reso, è come se lo fosse implicitamente operato. Perché se lo metto sulla frase base, a maggior ragione è da intendersi messo sulla base più ristretta, perché è più restrittivo rispetto alla proposta base. Tuttavia, se mi è consentito, io penso, se posso esprimere, io penso che la proposta del consigliere, diciamo anziano nel senso nobile del termine, e dell'assessore sia a questo punto più equilibrata, perché andiamo poi a creare anche un precedente che potrebbe essere malinteso. Quello che si fanno emendamenti comunque senza parere.
ed è, sarebbe pericolosissimo. Quando anche si potesse teoricamente arrivarci, nel caso di specie, è comunque buona norma che ogni emendamento sia autonomamente istruito. Quindi mettiamo a votazione. Sì, è uscita la minoranza. E il consigliere pure Ponticelli. Sì, un attimo, adesso ribadiamo. Poi il consigliere Ponticelli. Mellone. Mellone. Ci stanno. E stanno all'avero, non stanno seduti. Quindi. Ponticelli Gaetani. Imma Grande. Imma Grande, poi Orsella Russo, Luigi Patricelli, Giuseppe Russo, Monfrecola. Basta, dovrebbe essere sì. Quindi mettiamo quindi a votazione la proposta del consigliere Del Gaudio di rinvio. Favorevoli? Contrari? Sono io contrario. Astenuti? Quindi con uno favorevole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13 favorevoli e un contrario. La proposta, allora, con 13 favorevoli e un contrario, la proposta è approvata. Io. Ho votato io, consigliere. Si chiude la seduta alle ore 20, alle ore 20 e 44. 20 e 44. Sì.